Video Games Party al Play di Modena 2011, immancabile torneo di Super Smash Bros. Brawl. Riusciamo noi di Video Games Party sempre a radunare i migliori player locali, e tra l'altro si portano anche i televisori a tubo catodico per avere meno lag possibile, per potersi confrontare ad alti livelli. Iniziamo immediatamente, Arianna, dalla terza posizione, con molto piacere che vado a ripremiare questo bravissimo player che si chiama Federico. Fede, mi hai annunciato prima dell'intervista che proprio non riesci a battere sti due, e sti due vedremo chi sono. Come è andato il torneo? Sono i soliti, è andato bene comunque. Comunque i livelli ci sono lì, sono state partite molto belle, combattute, però c'è qualcosa che mi manca che vedrò di scoprire. Manca quell'antichietta, magari ancora un po' di allenamento. Abbiamo 2 mesi per il prossimo Video Games Party, chissà, magari ci raggiungi e cambierà qualcosa. Voglio vincere stavolta, voglio batterli, ovviamente sportivamente, sicuramente. Sicuro, anche perché voi siete una community di fratelli. Per te c'è la medaglia di bronzo e un videogioco per Wii, Mario Power Tennis. Grazie a te, Fede. Ah, la magliettina 3DS, aspettando di poter vincere anche il 3DS a Brawl, eh? Comunque è sempre uno stimolo questa cosa qui, in modo da migliorarsi sempre di più. Ti ringrazio. A te, cavolo. Fede, il terzo arrivato al torneo di Super Smash Bros. Brawl. Andiamo a vedere sti due chi sono e chi sono. Uno è Lance, eccolo qua, arrivato secondo. Questa volta Cirno ti ha battuto. Lance, com'è andata la finale? Beh, molto bella, molto combattuta, sempre all'ultimo. È stato bello, veramente. Molto bravo Cirno. Sempre Meta Knight? No, diciamo, è stato anche Rob, vincendo quando potevo, e come tante invece è andata male stavolta. Ha cambiato personaggio lui, è stato Snake. Mi ha sorpreso pure con Kirby, mi ha sorpreso molto. Ah, quindi qua si giostrano, si ruotano personaggi a Iosa. E lui può farlo, è bravo con tanti, quindi può farlo, va bene. Ok, ma Cirno adesso lo intervistiamo. Ora è il tuo momento per essere arrivato secondo. C'è la medaglia d'argento, una magliettina 3DS offerta da Nintendo, ben 2 videogiochi, uno per Wii e uno per Nintendo DS. Ti abbiamo vestito di tutto punto. Grazie Lance, ci vediamo al prossimo VGP. Eccolo qua, l'imbattibile, l'imbattuto. Cirno, vieni qui. Vieni qui, Cirno. Quanti Video Games Party hai vinto ormai? Non lo so. Senti, ma di fila hai fatto una bella infilata, no? Mi pare. No, gli ultimi sono arrivato abbastanza spesso secondo. Ah, ok, niente, allora, io ti vedo sempre sul podio, però non mi ricordo. Sì, il podio me lo aggiudico abbastanza spesso. Comunque, niente, questa volta sono arrivato primo, ma le precedenti ero arrivato secondo, sì. Allora, questa volta hai sorpreso Lance e hai usato forse un po' di pretattica. Ti sei preparato con Snake, ti sei preparato con Kirby? In realtà non gioco dal vecchio Video Games Party e non ho avuto tanta occasione di allenarmi, però ho detto ok, oggi non sono in forma con Meta Knight, ho provato un po' e non andava contro veramente nessuno, non so perché, periodo di calo si vede, e allora ho deciso di provare un paio di cose per insomma cambiare un po' questa cosa che si era formata di io e Lance, che giocavamo continuamente con Meta Knight e basta, per cambiare un po' le carte in tavola. Hai fatto bene perché ha giocato a tuo favore. Infatti per te, oltre alla magliettina di Nintendo 3DS che Arianna sventaglia come il gioco della bandiera, c'è la coppa per essere arrivato primo e una Wii in versione Wii Sports Resort. Sei contento? Sì, sì, io come al solito ringrazio tutti voi. E noi ringraziamo voi per essere così solidali e così colorati e divertenti. Io ti faccio sfilare perché vorrei ringraziare ancora Jacopo Sorce, che da player è diventato ormai admin quando non c'è Namir. Com'è andato il torneo, Jacopo? È andato bene, come hai detto tu, questi ragazzi si portano sempre le televisioni al tubo catodico da casa perché preferiscono giocare senza lag. Noi diamo tutte le opportunità, quindi per noi va benissimo. Hanno dato vita come sempre a un bel torneo finale che Joe è riuscito a vincere subito arrivando alla winner bracket, ma Lance per un pelo non ribaltava e all'ultimo round le ha prese e niente. Bel torneo, bella fiera, tra l'altro bellissimo Modena Play e bellissimi eventi che abbiamo fatto. Abbiamo visto gli yo-yo prima, meravigliose. Tutti questi video li potete scaricare, magari siete proprio già lì, sul nostro canale youtube.com/videogamesparty. Dai, facciamoli insieme ragazzi, è finito il Modena Play 2011, la prossima tappa sarà tra 2 mesi, molto probabilmente ad Asti il 22 maggio. Video Games Party, il divertimento continua!